Francesco e Giorgio, finalmente insieme dopo tante dirette su Visione TV. Che effetto vi fa essere seduti uno accanto all'altro? Insomma, tanto sono felice del lavoro che abbiamo fatto, di quello, del messaggio che abbiamo mandato e che abbiamo dimostrato comunque che a mani nude si può combattere un sistema tentacolare, pieno di risorse, pieno di mezzi. Insomma, Giorgio con il suo lavoro di demistificazione degli imbrogli del mainstream lì è riuscito a mettere in crisi una narrazione che era stata costruita a prescindere, cioè che era stata una scenografia che era stata preparata al di fuori del dato di realtà, e questo l'abbiamo fatto, diciamo, senza supporti esterni, senza avere le spalle coperte da nessuno, ed è la dimostrazione che il lavoro ben fatto con passione, la ricerca della verità paga sempre, insomma. Sì, io dal mio canto dico quello che ho ripetuto fino adesso un po' in tutte le sedi e in tutte le circostanze. Io devo dire che sono stato veramente fortunato, avevo avuto molte offerte, all'inizio non volevo neanche partire, volevo stare con la famiglia, poi alla fine sono stato veramente contento per una serie di motivi, prima di tutto perché sono stato messo in condizione di esprimere al massimo le mie potenzialità, che non sono sicuramente quella di lavorare nell'ambito delle news, quindi questo rincorrere con il microfono la notizia, ma poter approfondire e dare quello che oggi a me sembra che la vera richiesta di informazione, che è quella di approfondimenti, di un quadro generale, di un'integrazione, di una messa in fila, diciamo, di episodi che apparentemente scollegati. Questo richiede tempo, richiede approfondimento. Devo dire, il lavoro con Francesco è stato, secondo me, estremamente proficuo, perché lui non mi ha mai pressato, non è stato mai lì a chiedermi mandami qualcosa, sapeva perfettamente che anche se io per un paio di giorni sparivo, lui sapeva che io stavo lavorando, e poi abbiamo prodotto dei contenuti che hanno lasciato il segno, perché oggettivamente il nostro scoop sulla prima pagina della stampa è arrivata in sede del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, insomma non è da poco. Lo scoop su Marianna è stato uno scoop globale, siamo stati inseguiti un po' da tutte le televisioni mainstream. L'altro giorno mi hanno telefonato, Francesco neanche lo sa, glielo dico adesso, da France 2, c'era una giornalista che voleva il contatto di Marianna, perché volevano poi... mainstream italiano hanno voluto il contatto di Marianna, fuori dal coro ha fatto di tutto perché io gli portassi Marianna, e questa cosa ce l'avevamo solo noi. Quindi anche un piccolo sassolino, noi non siamo poi così piccoli perché Francesco è una realtà consolidata, io sono da 8 anni che lavoro e il mio lavoro è stato riconosciuto un po' in tutte le sedi, però definiamoci un piccolo sassolino in confronto a questo apparato mostruoso che ha a disposizione uomini, mezzi. Noi con le nostre forze siamo riusciti in qualche modo ad intaccare la narrazione dominante, abbiamo dimostrato che Marianna non era stata rapita dai russi, che Basurin non era stato rapito dai russi, che non vi è alcuna deportazione, ma le persone vanno via di loro spontanea volontà, e tutte queste cose le abbiamo dimostrate semplicemente facendo quella che è il mestiere del giornalista, ovvero verificare le fonti, andare sul campo, seguire la logica, che è quella che oggi manca. Noi facciamo un ragionamento e sulla base di quel ragionamento cerchiamo di capire, senza tesi preconcette, perché poi nessuno lavora con le tesi preconcette. Si dice che Marianna è stata rapita dai russi, io non parto dal presupposto che il mainstream abbia necessariamente torto, vado a vedere. La cosa che ci piacerebbe però, e che sarebbe essenziale, è che una volta che tu sei stato smascherato tu ammettessi, insomma, l'errore, quantomeno per rispetto nei confronti del tuo pubblico. A me sembra che questi soggetti non abbiano il minimo rispetto del loro pubblico, perché l'ANSA, quando è stata sbugiardata sul rapimento di Basurin, non ha fatto nessuna rettifica, quindi non doveva, diciamo, riconoscere tanto il nostro lavoro, quanto piuttosto, diciamo, redimersi nei confronti del proprio pubblico confessando di aver spacciato una fake news, appunto. Certo, quindi uno squarcio comunque nella narrazione del sistema. Come sono stati gli ascolti delle dirette dal fronte di Giorgio, Francesco, e qual è l'esperienza che hai maturato tu e le tue riflessioni avendo avuto un inviato come Giorgio? Gli ascolti sono stati eccezionali, abbiamo praticamente ha aumentato tantissimo la visibilità del canale, ma non solo sul rete, perché poi sono stati costretti, come diceva bene Giorgio, a rilanciarci tutto. La cosa bella è che noi abbiamo imparato un metodo, quindi abbiamo capito qual è, io parlo per me, insomma, di Visione TV, abbiamo capito come si può demistificare il racconto prevalente attraverso un canale libero che riesce a muoversi con sapienza, però con coerenza dentro questo mare pieno di squali. Ed è un metodo che vogliamo riproporre, cioè noi continueremo a fare questo,
lavoro, il mio desiderio, quello di tutti quelli che guardano Visione TV, è di continuare ad ascoltare il punto di vista di Giorgio, che insomma nella mia speranza dovrebbe diventare uno, insomma, un volto pressoché stabile del nostro pubblico, della nostra televisione. Io vorrei costruire un network culturale mediatico che prova a imporre, diciamo, un'egemonia buona, una controegemonia, spiegando alla gente le cose come stanno, senza trattarli come bambinoni deficienti, provando a stimolare il senso critico delle persone attraverso un'informazione che spiega, racconta, fa crescere e non manipola per il tramite della paura. Secondo me Giorgio, anche con l'esperienza che ha maturato sul campo, può essere una delle figure, diciamo, principali in grado di dare forza e anche di dare sostanza a questa progettualità che non è economico-finanziaria, ma è prettamente mediatico-culturale e di fatto politico. No, una cosa interessante in tal senso è che io sto ricevendo decine di messaggi di persone che dicono che mancano le nostre dirette serali. Si è come creato un vuoto, diciamo, perché alla fine questo lavoro io lo definirei alla romana casereccio, no? Nel senso buono del termine. Io, casereccio alla romana, ma io direi artigianale sotto certi aspetti, ma artigianale nel senso anche buono del termine artigianale, ovvero fatto con passione, fatto con sapienza anche. E, diciamo, aveva creato uno spazio che è diventato familiare tra le persone e che in questo momento mi continua a dire, dice, adesso ci mancano le vostre dirette, ci manca il punto. Cioè era un lavoro che è diventato un appuntamento quotidiano e che faceva parte della quotidianità di molte persone. Cioè io iniziavo la giornata o finivo la giornata con questa cosa qui, addirittura mia madre e mio padre, che si sono sempre informati secondo, diciamo, i mezzi tradizionali, io torno a casa di mia madre, vedo la televisione che è spenta e vedo mia madre che si guarda i video sul cellulare, addirittura è andata alla manifestazione di Francesco, la prima manifestazione nella vita dei miei genitori. Ora, al di là del fatto che possa essere quel movimento o un altro movimento, comunque è chiaro che questo tipo di lavoro è in grado di accendere qualcosa anche in quelle persone che erano state sempre più, diciamo, lontane da un certo tipo di mondo, un certo tipo, un modo di fare informazione. Giorgio, se metti in un barattolo formiche nere e formiche rosse non succede nulla, convivono pacificamente, ma se scuoti il barattolo iniziano a farsi la guerra. Questa guerra non è la guerra dei popoli, ma dei grandi gruppi di potere. Chi ha scosso il barattolo, secondo te? Ma questo è evidente ed è sempre più evidente al giorno di oggi. Le grandi potenze non mettono più gli uomini, i loro uomini, nei conflitti con gli scarponi sul fango, perché hanno capito che questa cosa è controproducente e che nel lungo periodo genera una resistenza interna che a lungo tempo divora. Un po' il rischio che però sta avendo, si è assunta in questo momento la Russia, perché il grosso problema sono i caduti che creano appunto, diciamo, uno scontento interno, perché poi le famiglie che hanno caduti, mutilati, parlano tra di loro e si genera questa ondata di scontento. Chiaramente il mondo occidentale, che a differenza dei russi queste guerre le ha fatte con cadenza, diciamo, periodica, questa cosa l'ha capita molto tempo prima e oggi fa combattere le guerre dai mercenari, dai contractors, di fatto gli eserciti professionisti, se non, diciamo, in casi limitati come forze speciali, diciamo, non intervengono più nei teatri di guerra. È molto più comodo con la propaganda spaccare un popolo in due, appunto formiche nere e formiche rosse, e agitare il barattolo in modo tale che queste formiche comincino a farsi la guerra tra di loro. L'abbiamo visto ampiamente con la pandemia, in cui un popolo con tutti i suoi difetti, ma abbastanza coeso come quello italiano, insomma coeso, c'erano state, ci sono delle differenze regionali eccetera, ma questa spaccatura tra Provax e Novax è chiaramente una spaccatura artificiale che non esiste in natura, è stata creata con la propaganda, è stato agitato fortemente il barattolo con questa propaganda e poi si sono fatte combattere le formiche tra di loro. La stessa cosa è successa in Ucraina, dove popoli diversi, perché l'Ucraina è fatta di polacchi, è fatta di ungheresi, è fatta di russi, è fatta di ucraini, di gente che parla l'ucraina, di romeni anche, insomma ci sono adesso sicuramente non ti è scordato qualcuno, è uno stato con tantissime nazioni al loro interno. Chiaramente queste differenze sono delle differenze minime, se il paese è prospero e se comunque c'è volontà di integrare, fa stare questa gente bene tra di loro, possono convivere pacificamente. Se invece si va a incidere sulle linee di faglia e con la propaganda alimentata negli anni si creano delle divisioni fittizie,
come in questo caso la divisione della lingua, e a un certo punto si può ottenere questo risultato, che è quello di far combattere tra di loro gente che fino all'altro ieri andava allo stadio insieme, e anche gente che mangiava la stessa tavola, anche parenti che oggi si ritrovano su posizioni distinte. Quindi chi agita il barattolo? Gli oligarchi, come ha detto giustamente il prigioniero ucraino della Repubblica Popolare di Donetsk, ma io direi che questi oligarchi a loro volta agitano per conto di altri, e secondo me il mandante sono gli anglosassoni, sono la NATO, secondo me è assolutamente evidente questa cosa. Bene, Francesco, chi ha interesse a disinformare in Italia e che vantaggio ne trae? Quali sono i conflitti di interesse nell'informazione? Beh, ma non c'è una vera separazione tra i poteri, non esiste il mondo dell'informazione che controlla il mondo della politica, che controlla il mondo della magistratura, cioè esiste solo un unico blocco di potere, è un mostro tentacolare che arriva dappertutto. Noi abbiamo di fatto in Italia uno o due gruppi editoriali che controllano il 90% dell'informazione, sono gli Elcanagnelli, che hanno interessi nel mondo delle armi, che fino a ieri vendevano mascherine, quindi non avevano nessun interesse a veder finire questo clima di isteria. Poi c'è il gruppo editoriale di Berlusconi e quello di Carmi, mi pare che insomma queste due o tre persone determinano il clima complessivo che si respira nel paese. Sono persone che evidentemente trovano un equilibrio interno, un equilibrio di classe, tra virgolette, che serve solo agli interessi loro, sulla pelle di gente che, non riuscendo a cogliere bene le dinamiche che governano il mondo dell'informazione, immagina che tutti dicano la stessa cosa, non perché c'è una pianificazione, ma semplicemente perché la realtà obiettiva viene ripetuta da tutti quelli che lo osservano. Poi basta, ripeto, la debolezza delle costruzioni diciamo mediatiche fatte in questo modo è che basta accendere un piccolo fiammifero per mostrare, diciamo, la realtà delle cose. Ecco, oggi viviamo un periodo nel quale l'informazione ufficiale non gode di nessuna considerazione. Andrà sempre peggio, dobbiamo colmare questo vuoto, ci stiamo provando, e il mio auspicio è quello di mettere insieme tutte le persone libere, sono tante di questo paese, che non hanno paura, che non si fanno manganellare senza reagire da questi mostri, perché abbiamo a che fare con delle tigri di carta che non hanno più credibilità e a breve saremo costrette o a cedere un po' o a mostrare un volto sempre più feroce, tentando di imporre una dittatura fattuale, anche violenta. Non escludo che possano attuare questa seconda strada, ma chi sceglie la direzione della violenza pura sa di rischiare molto in prospettiva, quindi è un bivio che abbiamo di fronte, e noi siamo pronti a reagire comunque, qualunque scelta dovesse fare il sistema, insomma noi di sicuro non piegheremo la testa. Bene, progetti per il futuro, Giorgio e Francesco, collaborerete ancora magari per un progetto che riguardi l'Italia, per qualche cosa che ci riporti presto sullo schermo? Io sono venuto pure qua chiaramente per chiedere a Giorgio di proseguire il lavoro con Visione TV. Adesso a breve cercheremo il modo di fare sì che questa collaborazione insieme sia l'inizio di un cammino lungo e fruttuoso per entrambi, e non una parentesi bella, brillante, luminosa, però solo una parentesi. Questo è il mio desiderio e sono venuto qui anche per dirglielo chiaramente. Sì, no, chiaramente il lavoro fatto bene e ampiamente valorizzato deve sicuramente proseguire. Il mio limite fino adesso è stata una totale assenza di struttura, perché chiaramente io sono diventato una sorta di uomo macchina attaccato a questi social network, e poi questo ha limitato anche le mie capacità, tra virgolette, creative, anche senza virgolette, perché io fondamentalmente sono una persona creativa, nel senso che mi piace ipotizzare, farmi venire idee. La cosa bella poi è concretizzare le idee, però per concretizzare le idee servono i mezzi, serve il tempo, e uno non può essere tutto il giorno attaccato ai social network. Voglio una famiglia, chiaramente, alla quale voglio dedicarmi, voglio essere presente. Adesso le idee ce ne sono tante, si sta aprendo uno spazio nel quale va assolutamente occupato e che va assolutamente valorizzato. Adesso sicuramente troveremo un modo per crescere, perché esistono due guerre, una guerra combattuta sul campo e una guerra combattuta sul mondo dell'informazione, che nessuna delle due è secondaria rispetto all'altra. Noi vediamo che l'Italia è invasa da ucraini che vengono qui a fare la propaganda, a fare la guerra mediatica. Quando io ho detto a quel tizio a Zona Bianca, dico, tu sei abile alle armi, perché non vai a combattere nel tuo paese invece di stare qui a perdere tempo, ho detto, dici, io sono qui per combattere voi. Benissimo, allora tu sei qui per combattere noi, e allora combattiamo. Ragazzi, grazie, un saluto a tutti gli amici, a tutti gli ascoltatori di Visione TV, di Ancora Italia Roma TV. Grazie a tutti voi. Grazie.
Grazie, arrivederci.